sono già le 9. Ma c'è la pista del sabato? Va bene così? La cibo. Vado, vado io. Ma te hai visto il film? Andiamo, andiamo. Posso partire? E va. Un po', oh, sì, un po' di musica? Senza musica è meglio. Imbarazzo. No, no. No, no, dai. Adesso partirà qualcosa. No, no, andiamo. Andiamo, andiamo. Aspetto la musica, dai. Ciao a tutti amici, nuova puntata di A Kind of Blues. Siamo qui al mattatoio di Carpi con una band che presenta il suo nuovo disco e il suo primo disco. Sono all'esordio, ma con questa formazione, perché insomma sono tutti musicisti che sono da un po', sono conosciuti in Emilia, insomma non avrebbero bisogno di presentazioni. Io adesso lascio la parola a uno di loro, diciamo il cantante, dunque Cocco, così presenta la band. Oh no. Ok. Allora, salve a tutti. Presento il gruppo, Claudio. Ciao, sono il chitarrista. Chitarra e cori. E anche. Esatto, il nome della band. No? Esatto, noi siamo Cocco and the Lighters. Ma tagliamo tutto, no? Sì, sì. Non ci sarà niente di buono alla fine. Piero alla batteria, ciao. Carlo al basso, ciao. Io alla voce, sono Cocco. Yeah.
pubblicate il vostro primo disco e facciamo vedere, visto che comunque e sei in copertina, dunque sei te, è lui. Bene, e come è nato questa band, visto che tu avevi la tua situazione musicale, voi anche assolutamente, e dunque come è nata questa cosa? Ma niente, praticamente negli anni scorsi abbiamo condiviso il palco più volte, io con la mia band di Smokers e loro con il loro gruppo Pink Carter, e dopo varie serate, collaborazioni così, è nata l'idea di provare a fare una specie di fusione, provare a fare un progetto parallelo dove praticamente tu subentravi. Esatto, sì. E da lì è partito il tutto. E niente, poi vabbè, noi comunque eravamo un gruppo che prevalentemente faceva cover, a parte qualche pezzo che poi dopo è rimasto fermo, e mentre invece i Pip Carter, loro, essendo già un gruppo avviato da anni con la propria musica, i suoi dischi, e abbiamo deciso di provare a creare questa nuova situazione qua. Infatti io sono entrato giusto come cantante, i pezzi li ha scritti Claudio. I pezzi sono... Sì. Sono composti da Claudio, poi dopo... Io ho scritto i testi. Esatto, Piera... Abbiamo arrangiato tutto insieme. Sì, esatto, insomma la faticaccia l'hanno fatta loro. Esatto. Gli audio slave emiliani. Ah, dunque... Gli audio slave emiliani. No, dunque... I... di Soundgarden. Esatto. Chris Cornell. Chris Cocco. E dunque i testi li hai scritti te, le musiche lui. Le musiche lui, e poi ovviamente abbiamo arrangiato perché tutto. Magari non si sentiva. Ok, non so, io ho scritto i testi, Claudio ha avuto le melodie, le arie, e poi insieme abbiamo arrangiato il tutto. Claudio con Carlo. Io poi insieme questo termine, ma io parlo forbito. Le arie, va bene, c'è il microfono. Io parlo forbito ogni tanto, soprattutto al sabato quando c'ho lui di fianco. E poi insieme a Marino Neri, mio amico fumettista, abbiamo fatto la copertina anche. Marino si è occupato del faccione di Cocco, e che era da un po' che volevamo, io anche disegno da tanti anni, insomma, allora volevamo fare una cosa a quattro mani, e è stato un modo per fare anche un'altra cosa. Esatto. Io avevo detto che non avrei più scritto testi, non avrei più fatto copertine, invece in questo caso mi sono trovato sia a scrivere i testi che a fare la copertina e a suonare quello sempre. E siamo contenti, siamo approfondisci contenti. Sulle tematiche dei testi, magari. Esatto. Ecco, le tematiche dei testi sono, no, adesso a parte gli scherzi, sì, io non sono uno scrittore né un poeta, l'inglese lo mastico abbastanza bene, però sì, non è che avevamo dei messaggi particolari da mandare, insomma, no, abbiamo fatto un buon lavoro secondo me, vediamo stasera se ci daranno ragione. Single day, the life goes on, and I'm alone.
Beh, dopo praticamente è un annetto che però avete cominciato a anche un po' di più. Perché adesso retroscena, ci dovevamo incontrare l'anno scorso, più o meno un anno fa, per fare la puntata. Dopo, per colpa nostra, abbiamo avuto dei problemi, non siamo riusciti a fare questa puntata. E dunque dico, cioè, cos'è cambiato in un anno? Cioè, nel senso, se facevamo la puntata l'anno scorso, qualcosa era differente, no? E tu non avevi i capelli. No, nel senso, in questo anno avete... Beh, intanto avete fatto il disco, sì, dico. Sì, abbiamo fatto un po' più chiuso. Esatto. Prima avevate solo i pezzi, ma non... Diciamo che dovevamo incastrare... Ma il lavoro è stato, cioè, di studio, ci avete messo molto, è dilungato, perché comunque ogni gruppo, cioè nel senso, loro come Pip Carter avevano già comunque le loro date, i loro impegni fissati, quindi questa è stata una cosa fatta, diciamo, nei momenti liberi, sì. È un side project. Quindi sì, il motivo per cui anche si è dilungata molto è stato soprattutto, cioè, il fatto di dover portare avanti le due cose in parallelo, che poi il progetto è nato in questa maniera qua. Esatto, sì. No, però in studio abbiamo lavorato, sì, al di là di questa incisione, avevamo già fatto delle altre incisioni prima per fare dei provini, poi però abbiamo deciso di rimetterci mano, abbiamo riregistrato ancora, quindi c'è stato un lavoro, sì, assolutamente. E poi, insomma, ricercare anche un po' un sound anni 70, sì, 60, 70. Esatto, lì non esatto. È che abbiamo fatto fatica. No, cioè, siamo così. Io non sono possiamo... del 75, quindi siamo venuti fuori. Non possiamo fare diversamente. Avevamo dei rimandi alla nostra infanzia che ci hanno portato a fare un disco dopo 40 anni. Ma per te però è il primo disco, diciamo, originale? Sì, no, beh, in passato avevo registrato altri demo con gruppi dove facevamo roba nostra. Diciamo, però questo è quello. Però sì, diciamo, questo qua, sì, è la prima volta che facciamo qualcosa proprio di caro. Infatti era emozionatissimo. Sì, eh. Sì. Fagli Dumaron, si può da taglia, I have to thank you. 10 months.
adesso, ok, questa data numero uno, dopo avete in mente di, insomma, di promuovere questo disco e fare, ci sono date in futuro, le diciamo che magari, esatto. Oppure insomma, cioè, ci sarà davanti a voi un'estate calda. Speriamo di sì. Ecco che abbiamo già. La prossima data sarà il 23 aprile al Vibra di Modena. E poi diciamo che queste erano le prime due. Stiamo cercando e proponendo il disco in giro per avere. Stiamo contrattando. Esatto, insomma, sì. Insomma, quest'estate. Sì, si spera di suonare e di portarlo in giro questo disco. Bene. No, perché managerialmente dobbiamo. Chi è il manager? Chi è? No, no, il manager è. Non lo... la sua moglie. Ah, no, non si può dire. È la compagna. È la compagna di Cocco. È single. È la compagna di Cocco, la manager. Confidiamo molto in lei più che nel capace di Cocco. C'è anche un messaggio. No, comunque, cioè, per le band funziona che devi trovare un'agenzia di booking, bene o male. Perché. E perché almeno loro mettono la faccia. Perché gli artisti o comunque i musicisti non sono bravi a vendersi, sono pochi quelli bravi a vendersi e serve qualcuno che lo faccia per loro. Sì, o comunque non arriverebbero. E noi non siamo tra quelli bravi a vendersi. No, le conoscenze per arrivare anche in certi locali. O... Sì, sì, sì. Cioè, cioè conta che. Il discorso è che ci sono delle. C'è chi prova a fare una cosa e c'è chi prova a fare un'altra. Chi è bravo a fare un lavoro ufficio, chi è bravo a fare un lavoro con le mani, in questo caso gli artigiani siamo noi che sogniamo, e chi fa lavoro di booking dovrebbe essere una persona in ufficio che prende in mano il telefono e telefona. Questo è quanto. E dovrebbe essere, purtroppo al giorno d'oggi sono, cioè, su una figura ci sono tutti questi tipi di operazioni che non, a volte portano dei risultati scadenti in tutti i casi. Diciamo che come una volta c'erano gli interpreti, c'erano gli scrittori di musica, c'erano gli organizzatori di concerti, c'erano cioè, tre figure separate. Allora siete alla ricerca di... No, il manager c'è. Siamo alla ricerca di date. Di date. Oltre c'è. Fuori Modena. Ma... Non abbiamo parlato del genere musicale, cioè a cosa vi... Cioè, perché io lo so, allora, però io cioè, per dirlo... Sì, c'è un termine che può che essere... Hard and soul, che prende un po' dall'hard rock e dal soul che è caratterizzato dalla voce di Cocco. Esatto. Sebbene lui, a sua insaputa, volevamo lui fare, è molto hard. Volevamo fare cantare il soul a Cocco... Non siamo riusciti a fargli cantare solo il sole. Hard nel senso che lui si spoglia durante il concerto. Sì. Ah, no, fa delle cover di Rocco Siffredi. Molto hard. No, comunque siete a cavallo tra i 60 e i 70, sì, diciamo. Sicuramente, sì. Dove finisce la musica?
insomma, grazie questa voi. Questa intervista, saluto tutti. E volete salutare, volete dire qualcosa? Io volevo salutare la mamma. Anche Papa Francesco, anche Papa. E Andreotti che non c'è più. Va bene, un saluto a tutti, Cocco and the Lighter. Ciao, ciao. Just let me love you, baby. Oh, baby, just let me love you.